Il comune di Bari boccia in via definitiva la cittadella della giustizia. Non ci sono fondi per il progetto Pizzarotti, meglio l'arcipelago, ma la scelta non convince. 80 videopoker illegali sequestrati a Barletta, il blitz della finanza scattato dopo l'appello di un padre. Fermate mio figlio, mi ha ridotto sull'astrico. Nave turca in avaria al largo delle coste brindisine, apprensione ad Ostuni dopo il disastro di un'altra nave turca arenatasi 2 anni fa, ma il mercantile riparte. È dedicata a Domenico Modugno la puntata di stasera del Grassi, a 50 anni dal trionfo di volare, collegamenti con le sue città, Polignano e San Pietro del Nautico. Sono le 19:15, buonasera da Antonio Lorusso e benvenuti al TG Norva. Buonasera, bentrovati da Rosana Gigante, in apertura una rapida occhiata ai fatti accaduti in Italia e nel mondo. Giochi fatti per la crisi, Marini termina il giro di colloqui, in questo momento è al Quirinale, Berlusconi chiude gli spazi, prima il voto e poi le riforme, anche Fini ribadisce elezioni ad aprile, Beltroni tenta l'ultimo appello, non perdiamo questa occasione, dice bastano 3 mesi, entro mercoledì Napolitano potrebbe già sciogliere le camere. Bulli scatenati, a Verona presi 5 ragazzi, tutti di buona famiglia che da mesi terrorizzavano i coetanei, a Cuneo rubavano pure a scuola, a Roma una baby gang tiene in ostaggio un quartiere, a Genova 2 giovanissimi condannati a restare in casa di sera. Mentre veniva colpito, Youssef si è difeso. In aula il medico legale ricostruisce il massacro di Erba, 18 coltellate per Raffaella Castagna. A Giorgio scrive a Rosa e Olindo: non riderete più, per voi è finita. Consultazioni concluse, Marini al Quirinale per riferire l'esito a Napolitano. In mattinata la CDL ha confermato la richiesta di voto immediato. Il no alla riforma è l'ennesima occasione perduta. In caso di elezioni il Partito Democratico si presenterà da solo con la sua identità. Infortuni sul lavoro, rapporto Napolitano, all'Italia il triste primato in Europa, ogni 7 ore un morto, 1 milione di incidenti l'anno. Vigilia delle primarie al Cardiopalma, Obama parla nello stadio dei Giants in New York, vincitori del Super Bowl e i sondaggi lo danno in testa. Dopo un anno di pausa i kamikaze tornano a seminare il terrore in Israele, un attentato suicida fa vittime in un villaggio del Negev. I rifiuti in Campania, le proteste continuano, ma c'è una buona notizia, da oggi a Napoli si può smaltire la produzione quotidiana di spazzatura. L'aereo scomparso 1 mese fa in Venezuela, nessuna traccia degli 8 italiani dispersi, i familiari chiedono di continuare le ricerche. In prima pagina il no definitivo del comune di Bari al progetto Pizzarotti per la cittadella della giustizia. Per il comune di Bari il progetto è irrealizzabile, anche perché ora non ci sono neanche i fondi, ma serpeggia il malumore a Palazzo di Città. Il comune di Bari dice no alla cittadella della giustizia proposta dall'impresa Pizzarotti. In giunta la bocciatura definitiva al progetto di realizzare in project financing la sede unica degli uffici giudiziari nell'area dello Stadio San Nicola, proposto dalla ditta di Parma, vincitrice nel 2003 della ricerca di mercato. Una risposta dovuta e dettagliatamente motivata, come chiesto dalla sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso dei costruttori. Per chiarezza va ricordato che l'indagine di mercato non obbligava il Comune a realizzare il progetto vincitore. Con una delibera l'amministrazione ha fatto sapere che l'indagine proposta dalla precedente amministrazione non sarebbe più compatibile con l'attuale quadro economico. All'epoca erano disponibili 50 milioni di euro per attivare il progetto, stanziati dal Ministero della Giustizia, mentre ora la dotazione finanziaria è pari a 0, il che escluderebbe tutte le proposte presentate all'epoca. Il mutato quadro economico incompatibile con ciascuna delle proposte e quindi anche con la Pizzarotti è, per quanto riguarda la Pizzarotti, in contrasto quest'ultima proposta anche con le linee urbanistiche della Regione, con quelle assunte dal Consiglio Comunale. Il Comune propende per l'ipotesi del cosiddetto arcipelago della giustizia, adeguando gli immobili di Piazza De Nicola e di Via Nazarians, inserendo la proposta nella programmazione dei porti. La questione non si chiuderebbe qui. Una parte del Consiglio Comunale, trasversalmente rappresentata da consiglieri dell'opposizione e della maggioranza, contesta il fatto che la vicenda non sia mai passata all'esame della massima assise cittadina. Credo che sia giunto il momento, forse, che addirittura su questa ipotesi la Procura della Repubblica apra addirittura un'inchiesta.
Rinviata a Taranto l'attesa prima udienza del processo per i bilanci falsi al comune. Sul banco degli imputati l'ex sindaco Rossana Di Bello, l'ex capo dell'ufficio finanze Luigi Rubelli, sei revisori dei conti e l'ex vice sindaco e assessore al bilancio l'onorevole Michele Tucci. Proprio la mancata notifica a Tucci ha provocato il rinvio del dibattimento al 10 marzo. Per la procura i bilanci approvati fra il 2001 e il 2005 erano solo virtualmente chiusi in pareggio. In realtà, con diversi artifici contabili, venivano occultati i debiti, gli stessi debiti che hanno poi provocato il crack finanziario del comune. L'avvocato Carmelo Molfetta sarà il candidato sindaco del centro-sinistra alle prossime elezioni amministrative a Mesagne. Molfetta ha vinto le primarie battendo per circa 450 voti il candidato della sinistra arcobaleno Giancarlo Canuto. Grande partecipazione popolare con ben 4.300 mesagnesi che hanno espresso il loro voto alle primarie. Ricordiamo che a Mesagne si torna a votare a distanza di un anno per effetto della cosiddetta anatra zoppa. Il sindaco eletto Vincenzo Incalza del centro-destra non aveva in comune una maggioranza controllata invece dal centro-sinistra. È ripartito verso le 18 il mercantile battente bandiera turca che si era bloccato stamani 5 miglia al largo del porticciolo di Villanova di Ostuni per una avaria al motore. La nave, carica di camion con rimorchio, proveniva da Trieste ed era diretta in Turchia. I tecnici di bordo sono riusciti a riparare il guasto proprio quando la guardia costiera aveva predisposto l'intervento dei rimorchiatori che avrebbero frenato il mercantile nel porto di Brindisi. C'è stata grande apprensione ad Ostuni, dove si è temuto il ripetersi di quanto avvenuto esattamente 2 anni fa con un'altra nave turca, la Hanife Ana, arenatasi tra gli scogli di Costa Merlata dopo una mareggiata. La nave fu poi demolita pezzo per pezzo la scorsa estate, grazie anche all'intervento della Protezione Civile. Rinfrancato il sindaco di Ostuni, Tanzarella, non nascondo di aver rivisto il film di 2 anni fa, ha detto. 80 video poker illegali sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Barletta. Il blitz è scattato dopo la disperata denuncia di un papà. Aiutatemi, mio figlio si è venduto l'azienda e la casa per giocarsi tutto a quelle macchinette maledette. Questa è la denuncia di un papà che ha permesso alla Guardia di Finanza di Barletta di portare a termine un'operazione denominata Joker e tesa al contrasto del gioco d'azzardo. Più che una denuncia era un appello disperato, hanno spiegato i finanzieri. Un 22enne che nel giro di pochi mesi ha dilapidato i sacrifici di una vita vendendo i macchinari aziendali e portando al tracollo l'impresa di famiglia. Quasi 40.000 euro spesi in poco tempo in giochi di intrattenimento illegali e videopoker manomessi attraverso telecomandi che cambiavano le regole del gioco oppure che mutavano il videopoker in semplice video. Gioco. 80 in tutto gli apparecchi posti sotto sequestro amministrativo e che entro 90 giorni al massimo saranno distrutti. 21 le persone tra denunciate e segnalate alle autorità giudiziarie per gioco d'azzardo e possesso di macchinette proibite dalla normativa vigente, in quanto basate sull'azzardo e quindi prive di regole certe e garanzie di vincita per il giocatore. A loro carico sono state somministrate multe per un totale di circa 470.000 euro, mentre 1.600 euro in moneta sono stati sequestrati perché considerati dai militari provento di attività illecite. I controlli delle fiamme gialle, coadiuvate dai militari del nucleo Baschi Verdi di Bari, hanno interessato bar, circoli ricreativi e associazioni culturali delle città di Barletta e Canosa di Puglia. Proprio in associazioni private e finanziarie hanno trovato una serie di macchinette illegali nascoste dietro una libreria. Stato rinviato a marzo per il previsto ampliamento della discarica di Grottaglie. La conferenza dei servizi, riunita a Bari presso l'assessorato regionale all'ambiente, ha concesso alla ditta Equolevante un'ulteriore proroga per integrare altre importanti certificazioni. Solo se verranno ritenute valide arriverà l'assenso all'esercizio della raccolta di rifiuti. È stata una giornata comunque tesa, sono state ascoltate per la prima volta le 11 associazioni e il presidio permanente che si oppongono al terzo lotto. Alla fine dei lavori il sindaco di Grottaglie, Raffaele Bagnardi, un assessore e alcuni tecnici comunali sono stati aggrediti da alcuni manifestanti. Sono dovute intervenire le forze dell'ordine. Dai rifiuti all'emergenza idrica. Nelle dighe lucane c'è il 40% in meno di acqua rispetto ad un anno fa. Si sta valutando l'ipotesi di riaprire vecchi pozzi in disuso, ma la soluzione è molto più a portata di mano. Guardate un po'. Non è piovuto e gli invasi lucani sono meno pieni rispetto all'anno scorso. Mancano all'appello 125 milioni di metri cubi d'acqua nelle dighe. C'è da prepararsi ad un'estate di restrizioni idriche, soprattutto in agricoltura. Alla regione Puglia lo sanno ed il campanello d'allarme è già suonato per annunciare l'emergenza. L'ennesima, salvo rare eccezioni,
che si ripeterà a cicli se non verranno attuati progetti che mettano al sicuro rifornimenti e approvvigionamenti idrici. Da anni un vecchio esperto del settore, Tonino Motolese, tecnico di questi impianti, propone la soluzione contestando la scelta di pozzi e dissalatori. Basti pensare alla condotta Sarmento-Monte Cotugno, esordisce Motolese, un'opera incompiuta dal 1982 per un contenzioso tra Regione Basilicata e ditta appaltatrice. Mancano 500 metri di canna che porterebbero 100 milioni di metri cubi d'acqua all'anno nell'invaso di Senise, e la quantità pari ad un terzo del prelievo annuo della Puglia che attualmente finisce a mare. Completare quell'opera si può, prosegue Motolese, ad un costo irrisorio che la Puglia potrebbe anche anticipare o accollarsi, circa 5 milioni di euro a fronte di una spesa astronomica prevista per i dissalatori, pari a 274 milioni. Quest'ultima somma, già disponibile, potrebbe essere invece utilizzata per la costruzione di una seconda canna del Sinni, assolutamente indispensabile. Da Senise a Taranto la spesa si aggirerebbe sui 600 milioni, abbondantemente garantiti dai fondi strutturali europei. Solo così il problema verrebbe risolto in maniera definitiva. I pozzi sono pannicelli caldi, ribadisce Motolese, i dissalatori una spesa inutile. Così l'emergenza non finirà mai, forse perché ad ognuno necessita la propria emergenza, conclude, con la quale vivere e lasciar vivere. Campania docet. Non piove, fa caldo e già ci sono i primi incendi boschivi. Ne sono stati segnalati due in Basilicata, uno tra Arbento e Montemuro, l'altro lungo la statale 653 all'altezza di Agromonte, a bruciare macchia mediterranea. Nella Puglia dei prodotti tipici, la sagra del maiale nero di Saeto è davvero un evento imperdibile per il buon gustare. Il nostro inviato Claudio Gabbardi. Lui, Mohammed, è l'unico che la festa non se la godrà. È musulmano e la carne di maiale non la tocca, ma gli affari sono affari e a Faeto ci è venuto lo stesso. Tutti gli altri visitatori dalle province vicine e soprattutto dal Barese ci sono venuti per mangiare, fare scorte e anche curiosare tra le mostre d'arte e artigianato e di vicoli caratteristici. È la sagra del maiale, o meglio la fête de l'Ucayun, come si dice a Faeto, dove si parla un dialetto di origine provenzale. Una lingua che appartiene ai nonni, ma che si cerca di tener viva nelle iscrizioni, nelle scuole, persino in chiesa. La corale Nuova Provenza, per esempio, accompagna la messa in italiano, ma dopo si lascia andare ai canti della tradizione. Maiale italiano o cayun provenzale, a Faeto, come in altri paesi dell'entroterra meridionale, il suino viene sacrificato con una cerimonia che conserva qualcosa di arcaico e propiziatorio e che rivive ogni anno a cura della proloquo e del comune. Oggi l'uccisione non avviene più in pubblico, in piazza il maiale arriva già morto e si provvede a depilarlo e a dissarlo mostrandone bene la testa. Si tratta in questo caso di maiale nero, una razza riselezionata dal CNR e che oggi pascola liberamente, assorbe meno colesterolo, presenta cosce più tonde e adatte a diventare prosciutti. Quella del prosciutto a Faeto è un'arte, nero o rosa che sia il maiale. Se ne produce per forza di cose in quantità limitate e la maggior parte lo si acquista altrove, ma anche se forestiero, stagionato qui, acquista un gusto particolare. Nel giorno del maiale anche disossare il prosciutto diventa una prova di abilità da esibire in pubblico. A Faeto il maiale è celebrato persino nei bassorilievi, però in paese esistono anche altre prelibatezze, per esempio la strazzata, tipica pagnotta, o i legumi di montagna. I turisti della domenica sembrano apprezzare. Il sindaco Antonio Marella. Infatti stiamo lavorando con infrastrutture per poter dare migliore ospitalità. Solo che c'è qualche defaianza, per esempio la strada che avete visto, è una cosa piuttosto che ci deprime, perché nonostante le promesse e le migliori solleciti, purtroppo non si vede, l'amministrazione provinciale non ancora interviene per poterla aggiustare. Dedicata a Domenico Modugno, mister Volare, la puntata del Grazio di questa sera. Saremo tra poco, ve ne parliamo dopo la pubblicità. Finalmente liberi, decisi a dire basta con il crimine, ma poi lo sfratto imminente, un debito col detective, un ingaggio allettante e i buoni propositi si trasformano in un'avventura tutta da ridere. Per Rovinuccio, dal lunedì al sabato alle 20.30 e alle 23.30 su Telenorma 7 e alle 14.30 su Telenorma 8. Mi prenderà.
hair upon the pillow like a sleepy golden star is. Is that no way to say goodbye? È giovane, è trendy, è il mensile della New Generation. Le interviste e i segreti dell'estate. Moda, che minuto? Spesso, ogni mese il tuo profilo. Curiosità, consigli. In più, un fantastico regalo. Corri in edicola, ragazza moderna ti aspetta. Noi di Amplifon siamo così sicuri di risolvere il tuo problema di udito che ti facciamo provare gratis a casa per un mese una soluzione su misura per te, senza nessun impegno d'acquisto. Sentite. Ho provato per un mese e ora mi è tutto chiaro. Con Amplifon ci sento bene e vivo meglio. Vieni in febbraio in uno dei 400 centri Amplifon. Puoi provare gratis per un mese senza impegno d'acquisto. 800 900 313. I fastidi di un intestino stressato hanno i giorni contati. Imogermin Urto ricostruisce la flora batterica intestinale. Imogermin Urto, da Pulpharma in farmacia. Autocapital, il bello di ieri, il meglio di oggi, le auto di domani. Autocapital, ogni mese diventa un best seller. Autocapital, per autodistinguerti. Autocapital, da 25 anni in edicola. 800 900 313. Ai tempi delle nostre nonne, il bucato si faceva con la cenere. Rivivi quella tradizione nel tuo pulito con Dixan Cenere Attiva. Ammira il suo pulito, accarezzalo, respira nel profumo. Dixan Cenere Attiva, il pulito che ami. Oggi siamo a Carmagnola, in provincia di Torino, e anche qui Prestito c'è. Abbiamo incontrato il signor Piero. Che cosa può dirci di Prestito? E stavamo parlando con i miei amici delle bocce. Ma è vero che anche un pensionato come me può richiedere un prestito a Prestito? Ma certo, signor Piero. Finalmente, così anch'io e mia moglie possiamo rifare la cucina. 800 900 313. Compie 50 anni nel blu dipinto di Blua, la canzone italiana più celebre al mondo, e a Domenico Modugno dedicata la puntata di stasera del Gra. Ne viene fuori un ritratto inedito di Mister Volare, diviso tra le sue due città, Polignano Mare e San Pietro Bernopico. Un'anticipazione. Io sono legato a tutto ciò che è sud, innanzitutto. Infatti. Senza essere un separatista, sia ben chiaro, però la Puglia in particolare è la mia vita, perché sono nato lì, vissuto lì e il mio cuore sta lì. E devo dire che l'80% dell'ispirazione artistica, se si può dire così, di tutto quello che ho fatto, nasce in Puglia. Anche se hanno detto che sono siciliano, che non è vero, però le mie canzoni erano in dialetto pugliese di San Pietro Bernopico, provincia di Brindisi, che rassomiglia molto al siciliano. Allora mi hanno scambiato il siciliano. Diceva di avere due città, Domenico Modugno: Polignano a Mare, dove era nato nel gennaio del 1928, e San Pietro Bernopico, dove si trasferì con la famiglia quando aveva 6 anni e visse fino ai 20. Due città che sotto sotto se lo contendono ancora oggi. Eppure, per molti anni a Polignano il cantante tornava solo di notte. Si racconta che all'inizio della sua carriera Frank Sinatra, sentendolo cantare con accento salentino, lo scambiò per siciliano, e da allora lui diceva di esserlo. Erano gli anni in cui le canzoni erano napoletane o siciliane, ma a Polignano non la presero bene. Poi ci fu la riappacificazione. Era l'agosto del 93, 15 anni fa. Era l'ultimo concerto di Mimmo. Racconteremo anche quell'indimenticabile serata nella puntata di questa sera del Grazio, che la vigilia di Sanremo vuole celebrare i 50 anni di Nel Blu dipinto di blu.
la famosissima canzone che ha fatto il giro del mondo, vinse il festival del 58, un successo mondiale. A distanza di 50 anni, Volare detiene ancora il record di brano italiano che ha resistito più a lungo al vertice delle classifiche statunitensi. E pensare che Modugno non doveva e non voleva cantarla. Nella puntata di stasera del Grafio ripercorreremo la carriera artistica di Mimmo insieme ad un altro grande pugliese della musica italiana, Albano. In collegamento dalle sue Polignano e San Pietro Vernotico, dove vive la famiglia d'origine, sveleremo gli esordi inediti di quello che era ancora menino, l'infanzia, l'adolescenza e il suo rapporto con la Puglia, alla quale era molto legato. Lo ascolteremo da lui stesso in un'intervista esclusiva al TG Norba rilasciata nel 92. Ma naturalmente ascolteremo anche i suoi successi sulle note della Funky Big Band, che suonerà dal vivo nella sala del comune di Polignano a lui dedicata. Insomma, sarà una puntata eccezionale del Grafio. L'appuntamento è come sempre per stasera alle 21.15 su Telenorba 7. A Surbo, nel Salento, un ragazzo di 17 anni, Cosimo Pico, ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente stradale. Il giovane era a bordo del suo scooter insieme ad un amico quando è stato travolto da un'auto. Fatale un incrocio privo di segnaletica. Vedete le immagini, terribile l'impatto. Cosimo ha sbattuto violentemente la testa prima sull'auto, poi sull'asfalto. Il casco che indossava non è bastato a salvargli la vita. Sotto shock il ragazzo che sedeva dietro di lui. Inutile purtroppo l'intervento del 118. Abbiamo il dovere di tenere gli occhi aperti, di raccontare e farci raccontare ciò che è stato, di tenerci per mano e rispettarci. Con queste parole il presidente Michi Vendola ha salutato a Bari 400 ragazzi pugliesi in partenza per Cracovia a bordo del treno della memoria. Per il quarto anno un viaggio nelle pagine più buie della storia dell'umanità, con la visita al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Scegliete la strada della pulizia e della bellezza, aggiunto Vendola, e non quella dell'orrore, perché tutti i nodi della storia stanno venendo al pettine e toccherà alle nuove generazioni decidere da quale parte stare. Anche Telenorba darà il suo contributo per la giustizia e la memoria. Don Luigi Ciotti, ospite a Conversano. Telenorba in prima linea per non dimenticare. Seguiremo tutti gli appuntamenti della giornata della memoria e dell'impegno contro la mafia organizzata a Bari il 15 marzo. Ad assicurarlo il presidente del gruppo Telenorba, Luca Montrone, al termine di un incontro con Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie che solo in Puglia hanno già fatto 50 vittime. Dirette in tutti i telegiornali, un lungo collegamento da Piazza Prefettura per il momento conclusivo della manifestazione e la messa in onda dello spot anti mafia realizzato da un gruppo di ragazzi di Libera. I dettagli dell'operazione saranno definiti nei prossimi giorni insieme al comune. Per la prima volta a Bari arriveranno da tutta Italia centinaia di familiari delle vittime della mafia e rappresentanti del coordinamento europeo delle associazioni che lottano contro ogni forma di violenza e illegalità. Per me è una gioia poter condividere e chiedere anche collaborazione per moltiplicare proprio questa coscienza e questa conoscenza. Ho incontrato questo vulcano che ha inventato questo percorso, questa televisione. Ci siamo già incontrati a Foggia quando si era consegnata questa laurea d'onorem in economia, per me in giurisprudenza, con tutti i miei limiti, le mie fragilità, la gioia però di aver incontrato quella passione, quella voglia, quell'impegno di essere proprio al servizio della collettività, perché l'informazione vuole essere proprio lo strumento per fare crescere dentro le persone. Un decreto perché la visita del Papa a Brindisi del 14 e 15 giugno ottenga il riconoscimento di grande evento nazionale. E la richiesta inoltrata dal sindaco Domenico Minniti al presidente del Consiglio Romano Prodi perché venga concesso un congruo contributo a sostegno della macchina organizzativa. Brindisi, dice Minniti, è stato il porto della speranza per decine di migliaia di fuggiaschi albanesi e non è un caso che l'incontro della comunità con il Santo Padre avverrà sulle sponde del porto. Voltiamo pagina, i rincari sui prezzi di generi alimentari, frutta e verdura al centro di un'inchiesta aperta dalla Procura di Bari. Il servizio. Aperta dalla Procura di Bari in seguito ad un esposto della Codacons su un'inchiesta sui controlli dei prezzi al consumo.
Negli ultimi mesi ci sarebbero state manovre speculative e fraudolente su prodotti alimentari e ortofrutticoli. Una manovra, afferma la Codacons, che non ha nulla a che vedere con il blocco indetto dagli autotrasportatori nei primi giorni di dicembre. È tutta colpa delle filiere. La verità è che mangiare sta diventando un vero lusso. 3 famiglie su 5 in Italia hanno cambiato le proprie abitudini sulla spesa alimentare, decidendo di risparmiare su pane, pasta, latte, frutta e verdura. Il perché è semplice: secondo il Codacons, che ha ripreso dati diffusi dalla CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, ci sono stati rincari inaccettabili, speculazioni incredibili. Alcuni esempi: ortaggi e frutta hanno avuto rispetto al 2007 un rincaro del 3% al produttore, mentre sui mercati al consumo i prezzi sono aumentati del 10%. I cereali hanno avuto un aumento del 4%, ma il pane costa il 12% in più rispetto al passato, la pasta più 11,5. Il latte e i suoi derivati alla stalla vengono a costare più 2,5. Al dettaglio invece il latte costa più 4,2. Formaggi più 6,5. Si è accertato che la filiera fa lievitare i prezzi della merce per il 77%. In pratica, se un chilo di carote costa un euro, all'agricoltore vanno solo 27 centesimi. Tutto il resto va alla filiera. Su alcuni prodotti possono verificarsi aumenti dal campo alla tavola anche di 20 volte. L'inchiesta è stata affidata al sostituto procuratore Francesco Romano Pirrelli, che ha già disposto l'intervento della Guardia di Finanza. L'esposto è stato inviato anche a tutte le altre 103 procure italiane. Hanno preso il via tra Potenza e Matera i tirocini formativi per 69 giovani iscritti nei centri per l'impiego della Basilicata, che saranno assunti dalle ferrovie Apulo-Lucani. Il corso durerà 3 mesi, fra teoria e pratica. Saranno formati 18 conducenti di linea, 14 operai specializzati, 18 operatori di stazione, 13 operatori di manovra e 6 specialisti per gli uffici di Potenza. Alla fine del corso però solo un terzo degli aspiranti sarà inserito a fine marzo negli organici delle FAL, che contano circa 600 dipendenti. Gli altri saranno assunti successivamente. Ancora un sequestro di capi d'abbigliamento e accessori contraffatti a Taranto. Circa 2.000 pezzi sono stati trovati dalla Guardia di Finanza in casa di un commerciante dopo una serie di appostamenti e pedinamenti. Tra le firme, capi Hogan, Prada, Paciotti, Dolce Gabbana e Cavalli. Recuperate anche 5.000 etichette false. Non è stato ancora identificato l'autore dell'aggressione ad una fioraia di 42 anni che si è ritrovata giovedì notte con il maglione strappato mentre parcheggiava l'auto in garage a Bari. Carabinieri e polizia, accusati di essere intervenuti in ritardo, sono però riusciti a risalire alla persona che molestava la donna per telefono. Si tratta di un 28enne studente fuori corso a giurisprudenza e rampollo di una famiglia benestante. Il giovane ha ammesso le sue responsabilità, ma anche per gli inquirenti non è stato lui ad aggredire la fioraia. Le indagini proseguono. Una tomba risalente al IV secolo avanti Cristo è stata scoperta dalla Guardia di Finanza in un vigneto nelle campagne di Arpinova, in provincia di Foggia. La scoperta risale ad alcune settimane fa, quando una pattuglia delle Fiamme Gialle notò un'auto che si allontanava a velocità sostenuta dal vigneto. Si trattava quasi certamente di tombaroli. La sovrintendenza ai beni archeologici ha ora completato gli scavi, portando alla luce una tomba appartenente ad una famiglia nobile dell'epoca ellenistica. Pochissimi i reperti recuperati dagli esperti, salvati solo alcuni piccoli vasi. È tutto pronto a Putignano per il gran finale del carnevale più lungo d'Europa. Dopo la sfilata di ieri, i 7 carri allestiti da maestri cartapestai sono attesi per la parata del Martedì Grasso, che, come vuole la tradizione, si svolge in notturna. Telenorba seguirà in diretta la sfilata a partire dalle 19.15. Sempre domani sera la proclamazione del carro vincitore e l'ultima abbuffata prima della Quaresima, con la festa in piazza della Campana dei Maccheroni. Sempre suggestivo il rito di carnevale che si consuma invece a Castelnuovo Volturno, frazione di Rocchetta al Volturno, in provincia di Isernia. Dai monti arriva un cervo, re del carnevale, per recare scompiglio e terrore nella piccola comunità. Indossa pesanti peli di caprone, corre scuotendo grossi campanacci. Insieme a lui la cerva, una donna meno possente ma più veloce. Alla loro furia devastatrice si oppone Martino, maschera bianca, che prima incatena le bestie e poi le uccide.
restituisce loro la vita con un soffio. Le bestie così ammansite tornano tra gli applausi del pubblico sulla montagna. Andiamo al calcio, è stato presentato oggi l'ultimo acquisto del Lecce, Victor Budianski, scuola juventina, e un nomignolo ingombrante. Cantiamo. Eccolo qui, il piccolo Nedved, talento, potenza e fisicità che parlano russo al servizio dell'obiettivo Serie A del Lecce. E Victor Budianski, presentato all'ambiente dal patron giallorosso Giovanni Semeraro, è stato l'ultimo colpo del mercato di gennaio, centrocampista versatile, ucraino di nazionalità russa, cresciuto nel prestigioso vivaio della Juventus. 24 anni compiuti il 12 gennaio in Italia, sin da ragazzino, Budianski arriva dall'Udinese in prestito con diritto di riscatto della con proprietà. Con la Juventus ha avuto tutto e subito l'esordio in Serie A, addirittura quello in Champions League nel 2004, prima di iniziare la sua maturazione in provincia in via d'Avellino, in A Reggio Calabria ed Ascoli, dove l'anno scorso è esploso guadagnandosi l'attenzione dell'Udinese dopo aver raccolto 31 presenze condite da 3 reti con i bianconeri marchigiani. Ora eccolo a Lecce e non per sentirsi di passaggio. Sono un centrocampista centrale, più difensiva magari che offensiva, non è trequartista, più centrocampista davanti alla difesa, ma anche come si gioca lì c'è tre centrocampo, quindi posso fare qualsiasi ruolo, o più destra, o più sinistra, o centrale. Piace tirare punizione, poi anche piace tirare da fuori aria, va bene, poi cerco di dare il massimo al campo. Credo che sarà utile, voglio dire, perché è un ragazzo che può giocare in vari ruoli del centrocampo, non farà la differenza certamente, non è che possa fare la differenza, ragazzi ci può dare una mano quando in occasione di tanti eventi che ci colpiscono, incidenti, infortuni. Abbiamo terminato l'ultima edizione questa sera alle 23, grazie e buona sera. Grazie per averci seguito, l'informazione torna tra poco dopo la pubblicità. Arrivederci. Arrivederci.